Allora, andiamo alla regione Campania, con il vicepresidente appunto della regione. Parlavamo dell'ottima performance dei porti campani, è veramente così o ci sono ancora delle difficoltà, diciamo, da mettere a punto? L'audio non è perfetto. Allora, parliamo dei porti campani. Ah, sì. Diceva il presidente Annunziata che tutto, insomma, tutto va bene, anche grazie alla collaborazione con degli armatori, diciamo, illuminati. Ma è davvero così? Cioè, c'è una connessione con il territorio, insomma, la filiera funziona? Quali sono le prospettive, insomma? Ex presidente di Porto. Anche. Ex presidente di Porto, quindi, insomma... Vediamo quanto è ancora arrabbiato anche il vicepresidente Bonavita. Ex presidente con un ex maestro che mi veniva a dare le istruzioni. No, consiglia al massimo, consiglia. Sulle prime cose da fare. Consigli mi suggeriscono, consigli. Più che istruzioni, altrimenti. Fui chiamato immeritatamente dall'attuale presidente della regione, che era sindaco di Salerno, a presiedere la neonata autorità portuale di Salerno, che non esisteva. Tentai un'obiezione naturale affermando la mia totale incompetenza in materia marittima. La risposta fu timpani. È stato anche nella commissione parlamentare trasporti. E non ci fu poi discussione. Mi suggeriscono che è stato anche nella commissione parlamentare trasporti, quindi diciamo che ha un bel curriculum. Ora sì, io ho veramente un suggeritore autorevole. Poi sì, sono stato in Commissione parlamentare trasporti, attualmente coordino la Commissione trasporti e infrastrutture della Conferenza delle Regioni, perché la Campania è regione capofila di questo settore. Quindi diciamo la persona giusta per risolvere tutti i problemi della mobilità in Campania. Che però parlerà malissimo di tutto questa sera. Molto qui. Bene, siamo attrezzati anche per perché, questo. Perché io vorrei... valutare molto ottimistico il titolo di questo vostro convegno, giustamente ottimistico, Italia in movimento alla scoperta del Mezzogiorno. Italia in movimento è già una bella affermazione impegnativa. Sicuramente un paese è impossibile che sia immobile. Nel mondo di oggi il problema è qual è la velocità in comparazione agli altri paesi competitori. E se la poniamo così siamo messi malissimo. Poi parlerò alla scoperta del Mezzogiorno, perché è un altro capitolo poetico. Perché siamo così lenti? Perché intanto veniamo da troppi anni di instabilità politica. Non si può avere una visione di un paese e una strategia dello sviluppo nel mondo spietatamente competitivo di oggi con una turbolenza politica continua. Non è possibile. Ve lo dice uno che fa da 7 anni l'assessore all'ambiente e il vicepresidente di questa regione. I primi 5 anni per me sono stati indispensabili per capire dove ero, per individuare le cause dei problemi e immaginare qualche soluzione. Adesso credo di essere onestamente in grado di svolgere decentemente questa funzione, ma meno di questi tempi non si combina niente. Allora un paese che ha continui mutamenti di assetto politico non ha prospettiva, non può avere una visione. PNRR, il mio carissimo amico Enzo Amendola mi ruppe le scatole nell'agosto del 2020, era il giorno prima di Ferragosto. Venivamo da anni di Covid, cioè da mesi di Covid nei picchi, e io ho preso 3 giorni di riposo a Maratea. Bravo, un'ottima scelta. Io sono lucana, quindi sposo. Non c'è il 5G, forse c'è il 4G, ci sta 4G in meno. Ognuno quello che si e avevamo un collegamento alquanto traballante. Perché dovevamo impostare il PNRR, dovevamo discutere. Eravamo animati da una neofita, quasi adolescenziale, enfasi ed entusiasmo di chi dice questa è l'occasione. Un po' come penso, non l'ho vissuta ma me l'hanno raccontata, i nostri genitori ce ne hanno parlato, era il clima della ricostruzione dopo il secondo conflitto mondiale.
Ebbene, quell'entusiasmo è andato via via scemando, perché il PNRR, anziché essere l'occasione per affermare una visione di paese, è stata un'occasione per assemblare le programmazioni che tenevano nei cassetti i vari ministeri, che si sono messe insieme, sono state spillate con una spillatrice più o meno grande ed è diventato un programma. Non abbiamo una visione, non c'è una visione di paese. Pensiamo ad esempio al tema delle risorse. Enzo ricordava giustamente il PNRR non finanzia le strade. Ma se tu vuoi fare un polo logistico devi mettere insieme il porto, il ferro e la gomma. E programmare unitariamente significa quello che vuoi fare col PNRR lo fai così, quello che non vuoi farlo lo fai con il Fondo Sviluppo e Coesione oppure con i fondi europei. Programmazione unitaria significa mettere insieme risorse e più fondi per affrontare alcuni temi. I poli logistici, la piattaforma che ripetiamo essere la nostra carta vincente del Mediterraneo, che è la Campania e che è il Mezzogiorno. Cioè noi dovremmo oggi avvantaggiarci di quello che, di cui si avvantaggiarono piemontesi e lombardi quando lo sviluppo era nel centro Europa e noi ci siamo allontanati dallo sviluppo perché stavamo a 1000 chilometri. Uno sviluppo che mette al centro il Mediterraneo ci vedrà più avvantaggiati rispetto a loro, a parte inversa. E questa politica significa fare una scelta di grande programmazione infrastrutturale, i porti, la intermodalità, le piattaforme logistiche. C'è questa scelta, per l'amor di Dio. In questo paese le ferrovie fanno i loro programmi, l'ANAS fa i suoi programmi, le regioni viaggiano per conto loro, le autorità portuali per conto loro. Non è una visione. Chiudo dicendo qualcosa sul Mezzogiorno, che abbiamo detto Italia in movimento e avete capito cosa, come la penso. Allora, il Mezzogiorno non può essere un tiro alla fune che dobbiamo fare con quelli del nord. Perché questo non è un paese. Quando è stata fatta la Cassa del Mezzogiorno, l'ha fatta l'Italia. E la Cassa del Mezzogiorno era un'idea dell'Italia di sviluppo del Mezzogiorno perché serviva allo sviluppo dell'Italia. Qui il sindaco di Milano dice se non spendete i soldi voi li spendiamo noi. Ma vi pare una cosa da paese? Cioè pensate che Helmut Kohl ha unificato le due Germanie con questa idea di uno che tirava la fune da una parte e dall'altra? No, è andato a Bruxelles, ha detto cari signori, il trattato di funzionamento europeo, ma lo mettete un momento da parte. Si è fatto fare un articolo nel trattato di funzionamento europeo, ha detto che per la Germania quel trattato non vale finché non c'è l'unificazione. E i nostri governanti potevano andare a Bruxelles a dire, utilizzando la postilla che citava Enzo, guardate fino al 2026 noi agiamo in deroga e semplifichiamo tutto. Invece noi stiamo utilizzando risorse PNR come le finanziarie della Prima Repubblica. Lo stanziamento, il bando ministeriale, gli enti locali che fanno la domanda, la selezione, la graduatoria, il ricorso al TAR, poi gli danno i soldi e quello poi con quei soldi deve fare il bando, la gara, il ricorso al TAR, l'affidamento e forse l'esecuzione quando saremo morti. Questa è. Allora, io non voglio qui ripetere, ho chiuso davvero la vicenda del 40% perché mi mortifica, ma i 205 miliardi sono arrivati in Italia perché sono stati applicati tre criteri, il criterio demografico, il tasso di disoccupazione e il reddito pro capite. Perciò sono arrivati qui da noi 205 e in Germania 50. Questi stessi criteri, rapportati alla distribuzione delle risorse in ambito nazionale, significava che al Mezzogiorno doveva arrivare il 70%, altro che battaglia sul 40%. E quindi è evidente che c'è un problema di consapevolezza che lo sviluppo del Mezzogiorno non è un tema dei meridionali, ma è un tema fino in fondo dell'Italia.